RTL, ce l'aveva promesso a Rimini, ed è tornato direttamente sul palco di TRL, DJ Jazz! Guagnone, Guagnet! DJ! Ciao, Mari! Ciao, Mari! Are you ready for this? Are you ready for this? Say hi! Qui è stato concepito a Milano e finalizzato a New York, ho lavorato con grandi artisti della scena soul, hip hop americana e anche mondiale, e devo dire che tutti
e si sono dimostrati con me grandi, ma soprattutto ho lavorato con dei grandi, ma si sono dimostrati piccole persone, dei grandi veramente. Grandi professionisti, grandi professionisti. Ma non solo. Come vi siete conosciuti con lei? Ma ci siamo conosciuti tramite una persona che ha coordinato un po' tutto a New York, che è Polo, è colui che ha fatto anche la regia del videoclip di This Feeling. E ci ha messo in contatto, cioè lui mi ha messo in contatto con tutti i vari artisti, dopodiché io mandavo le mie basi musicali, io andavo a New York, incontravo gli artisti e tutti quanti mi dicevano: appena sentito la base ho preso la penna e ho incominciato a scrivere. Che dire? Ho vinto, cioè, l'ho vinto. How's it been working with Jed? I love Jed, he's a beautiful person, beautiful soul. Corro. E anche lei ricambia, si è trovata bene. Ma questo, no, io comunque prima ci siamo incontrati in albergo, ho notato veramente grande soddisfazione dalle tue parole. Guarda, è un mio momento particolare, mi sono sposato. Ma me l'avevi detto, ho detto guarda qua. Sono sposato. La prima cosa amore, che no, aspetta, mia moglie mi sta guardando in questo momento. Un bacio a Sofia, amore, ti amo. Aspetta, diciamolo, Sofia. Sofia deve ancora nascere, però c'è già nella pancia. Così. È già. È piccolina. Ma nascerà a dicembre, quindi complimenti. Nascerà a dicembre, sì. E per essere qui hai rinunciato momentaneamente al viaggio di nozze. Esatto, ho rinunciato al mio viaggio di nozze e sto po'. Grande. Poi questa qua è la città di mio papà, capisci? Cioè, io ho sangue barese, pugliese, perciò che dire. Ho presentato dal vivo per la prima volta qui in Italia, nella città di mio papà e di mio nonno, che dire, cioè. Che meraviglia. Grande. Sei anche tu in pensione, adesso cambiando un po' discorso, visto per la partita domani? Ma io non sono in tensione, perché è un periodo molto particolare dove... Sei rilassato? In meno di un anno mi sono sposato, una bimba in arrivo, il disco della mia vita, l'Italia che sta spaccando. Forza Italia! Quindi vedrai anche tu la partita però, cioè... Certamente. Con chi? Con mia moglie e i miei amici. Anche Axe, no? Anche Axe, immagino. Axe non è tanto non è tanto sportivo sul calcio, a me piace, però anche lui la guarda. Anche lui la guarderà, bene. Allora, noi continuiamo a chiacchierare tra pochissimo, nel frattempo continuiamo anche con la vostra classifica, posizione numero 3, Mando Marcio vs Finley.